Ben ritrovati. Il FIB ce l'ha una bella impostazione sul mercato tecnica, almeno sull'intraday, sta attaccando in questo momento resistenze, vedremo se arriveranno anche i volumi a sostenere il movimento. Intanto ben ritrovati a tutti i telespettatori di Classe NBC, ben ritrovati in particolar modo agli investitori in CFD, dovremmo vedere al momento, ecco qui il grafico intraday del MIB, del CFD sul FTSE MIB. Allora, no, queste sono le divergenze, meglio il grafico del FIB, del mercato. Intanto vi presento gli ospiti di oggi, Fausto Tenini, buongiorno a te Fausto, analista quantitativo, responsabile del desk di analisi quantitativa di MF Milano Finanza, buongiorno a te Fausto. Buongiorno. E canta lui Fabio De Cillis del desk di G, buongiorno Fabio. Buongiorno a voi. Fatto un bel evento giovedì. Giovedì scorso, sì, abbiamo fatto un evento sul Forex. Gente contenta, ho saputo. Molto molto bello, insomma, una bella giornata di trading attivo. I trader c'erano, c'era Saverio, Pietro Pacello, Stefano Saverio Berlinzani. Sì, sì, Bruno Moltrasio, Arduino Schenato, quindi erano quattro trader veramente interessanti da vedere. Ma hanno mosso sul mercato un po' off flat. Beh, insomma, dire se la gente si è divertita vuol dire che hanno mosso, no? No, no, loro hanno fatto trading, sì. Naturalmente tutto il giorno, quindi è stato molto bello, insomma, vedere come dei trader come loro fanno, cliccano sul proprio PC, insomma è sempre interessante. Fausto, è finito il tempo dell'analista che diceva se rompe la resistenza si sale, se c'è il supporto si scende, finito quel tempo? Parzialmente. Ci sono ancora. Va bene, allora intanto Fausto Denici ha portato due titoli esteri. Esteri, certo. Sui quali andare a vedere, sui quali tra l'altro non si paga Tobin Tax. Allora, vediamo questi titoli. Sì, entrambi sono quotati sul mercato svizzero. Sì. Il primo è Geberit, si occupa il business e tecnologie di sanitari, quindi. Ok. Market cap interessante comunque. Dal punto di vista tecnico. Quant'è la capitalizzazione? Allora, attorno agli 11. Torniamo dietro una grafica se possibile. Ecco. La stiamo vedendo, 13, no, mi sembra 11,7 17 miliardi di franchi, esatto. Svizzeri, quindi non è piccolo sicuramente. Okay. Ma no, dal punto di vista tecnico rimane molto ben impostato, un tema valido. Graficamente vediamo questo movimento inerziale verso l'alto con un bel trend di fondo. Ho indicato questi due livelli, 2,75 e 2,80, che a mio parere forniscono un supporto dinamico molto solido, molto valido. Penso che il titolo possa dare ancora delle soddisfazioni interessanti, la correlazione col mercato non è altissima, quindi il mio suggerimento sarebbe quello di accumulare a rialzo in caso di consolidamento in area 275-280 franchi, potenzialità sono breakout di 290. Va bene, l'altro titolo? L'altro titolo è sempre quotato sul mercato svizzero, in realtà ci sono anche multi listing, quotato anche in America eccetera. Si chiama Transocean, si occupa appunto di costruzione di siti per l'estrazione di petrolio e gas, interessante in ottica short questo, vediamo allora, in termini fondamentali ha un PE attorno ai 15-16, quello che c'è da segnalare dal punto di vista tecnico vediamo lì segnalato in modo abbastanza evidente, breakout dei minimi storici, realizzato la scorsa settimana. Il primo movimento al ribasso l'ho già fatto, ma spesso accade nel momento in cui un titolo apre nuovi minimi storici, arrivano nuove vendite molto, molto forti, molto evidenti, e questo è quello che è accaduto la scorsa settimana. Ci si potrebbe attendere un tentativo di consolidamento in area 34-35, quindi appena sotto il livello di breakout sviluppato la scorsa settimana, e in tal caso potrebbe aprirsi una nuova opportunità per aprire le nuove posizioni short di breve termine. Va bene. Allora, intanto Fabio, Svizzera, voi ce l'avete a Borsa Svizzera? Sì, sì, assolutamente. Ci sono questi due titoli, leve sui titoli svizzeri ad analogo a quelli di altri di 20? Grosso modo 20, 10, insomma dipende un po' dalla liquidità del titolo, dalla capitalizzazione, insomma non è uguale per tutti, ma sui più importanti commissioni? 20. Commissioni sulla Svizzera sono in per millare. Sulla base del controvalore. Quindi fanno un po' i trade dei titoli svizzeri? Francamente pochissimo. Poco. Devo dire una borsa trattata veramente poco. Quantomeno parlo per questa anomalia, c'è la piazza finanziaria svizzera, una grandissima piazza, però poi
Alla prova dei fatti con gli scambi, cioè per esempio trading ce n'è poco, no? Sì, in realtà non ti so dire se è un qualche cosa che riguarda prettamente i trader italiani, perché io ho naturalmente l'idea e la fotografia più da vicino sul nostro mercato, non ti so dire se per quello che riguarda il resto dell'Europa è più trattato. Va bene. Intanto grazie a Fausto Tenini. Arrivederci. Allora, dovrebbe essere collegato con noi Vincenzo Longo. Vincenzo, mi senti? Sì, buongiorno a tutti. Sentiamo bassissimo però. Vincenzo? Sì, prova. Mi sentite? Sì, adesso sì. Allora, Vincenzo, mercato sta facendo una rottura di una resistenza importante, è sotto una resistenza importante, è un rimbalzo o un riattacco ai massimi? Beh, dunque, diciamo che le indicazioni che ci arrivano questa mattina fanno propendere per un rimbalzo tecnico, un movimento dopo le forti discese accusate nelle ultime due sedute della scorsa settimana. Bisognerà attendere un rafforzamento sopra dei livelli chiave per far sì che questo rimbalzo acquisisca maggiore forza e diventi un ritorno verso l'attacco alla resistenza collocata a 21.000 punti. Detto questo, sul mercato però questi rialzi di questa mattina non sono sostenuti da volumi importanti e quindi questo è da sottolineare, e c'è ancora una certa avversione al rischio di fondo che aleggia tra i vari mercati. Questo lo dimostra l'oro, che ha continuato a segnare nel corso della notte dei nuovi massimi da settembre dello scorso anno, collocandosi ormai a ridosso dell'area dei 1.400 dollari l'oncia. Una certa conferma di questo arriva anche dal fatto che il Bund comunque rimane agganciato sui massimi della scorsa settimana, quindi comunque i mercati che in questo momento rappresentano dei porti sicuri rimangono abbastanza ancorati sui livelli della scorsa settimana. Quindi gli operatori non sono del tutto convinti sul fatto che le tensioni in Ucraina siano destinate a scomparire da qui a pochi giorni. Va bene, allora ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità, poi riprendiamo da te Vincenzo e poi andiamo a vedere con Fabio invece un po' di didattica, divergenze, no? A dopo la pubblicità. Ben ritrovati. Allora, Vincenzo, i dati da seguire in giornata? Odierna ci sono dati che arriveranno dagli Stati Uniti, in particolare il dato sulla produzione industriale e sull'indice del mercato immobiliare NAB. Sono due figure molto importanti che in qualche modo cominciano a dare dei primi segnali, prime indicazioni sull'andamento dell'economia statunitense nei primi mesi del 2014. Ben più importanti gli appuntamenti che ci saranno poi nel proseguo della settimana. Domani abbiamo l'indice sulla fiducia degli investitori tedeschi, l'indice ZEV, riferito al mese di marzo, che in qualche modo dovrebbe a nostro avviso riflettere le tensioni geopolitiche che sono affiorate nel corso delle ultime settimane, quindi ci dovrebbe essere una lettura di basso di questo dato. Per quanto riguarda poi mercoledì sera è atteso il meeting della Federal Reserve, il primo presieduto da Janet Yellen a capo appunto di questo istituto, e quindi sarà un appuntamento molto importante perché a nostro avviso il mercato la scorsa settimana ha iniziato in qualche modo a apprezzare un eventuale aumento del tapering da 10 a 15 miliardi. Questo lo abbiamo percepito in qualche modo dai movimenti a rialzo sui tassi, sui treasury statunitensi, e in qualche modo anche dal fatto che... Vincenzo, sì. Sai cosa si dice in giro del rialzo dei treasury? Sì. Mi piace dirlo sottovoce, lo voglio dire sottovoce ai nostri telespettatori. Probabilmente... Diciamo la verità, è circolata la notizia, lo dico in un orecchio. Si dice in giro che sono stati i russi a smobilizzare i treasury. Allora, questo è vero. E io ho visto ho confrontato due grafici. Sì. Perché sono circolate queste notizie, sai, i rumors, gli operatori di borsa sono quelli. Però effettivamente si vede quello che si chiama un outflow, no? Questa è una fuoriuscita, è impressionante. È impressionante la fuoriuscita di denaro che c'è stato dai treasury. Esattamente, parlando un po' di dati, 139 miliardi di... Ma sapevi questa notizia, Vincenzo, è arrivata anche al vostro desk? Assolutamente sì, ed è in parte vero, questo è stato accusato soprattutto tra giovedì e venerdì. I treasury detenuti presso la Federal Reserve da investitori esteri sono scesi drammaticamente in queste due sedute. Però ecco, dicevamo, la tendenza di rialzo dei treasury è stata evidente soprattutto nelle prime sedute della settimana. Grazie Vincenzo, grazie per essere stato con noi. Subito con grazie le divergenze, Fabio, a me piacciono tantissimo le divergenze. Un po' di didattica, a che cosa ci servono innanzitutto e se possibile, eccole qui.
Allora, divergenze come abbiamo messo sul cartello, siamo di fronte ad una divergenza quando abbiamo il grafico dei prezzi che segna un movimento che è appunto divergente con quello di un oscillatore che abbiamo messo sotto, quindi abbiamo il grafico dei prezzi dello strumento che stiamo guardando che sale e invece l'oscillatore sotto che scende. Questo che tipo di segnale è per chi fa trading con l'analisi tecnica? Non è un vero e proprio segnale di trading, attenzione, ma è più un campanello di allarme dove abbiamo un oscillatore che ci dice attenzione che probabilmente la tendenza su quel mercato lì sta finendo. Quindi abbiamo un mercato magari che sale, come negli esempi che vi ho portato. Primo esempio che abbiamo, questo è un caso di divergenze con il CCI che è un indicatore. La piattaforma ce lo segnala, quindi abbiamo un mercato che scende, la divergenza rialzista sul CCI, quindi il grafico dei prezzi, come si vede da qui, ecco, abbiamo un grafico dei prezzi che scende e qui invece, anche se è piccolo, se lo ingrandiamo si vede meglio, ma abbiamo dei minimi crescenti, quindi dei punti rialzisti. Quindi bisogna vedere i minimi crescenti e deve corrispondere ai minimi crescenti. Se c'è una situazione di minimi crescenti invece di minimi crescenti, ma invece di minimi che ascendenti sotto sul grafico dell'oscillatore c'è qualcosa che non va, corretto? Esatto. Sì, sostanzialmente qui ci dice attenzione che probabilmente qualche cosa cambia, poi guarda caso il mercato inverte decisamente la tendenza. Massimi decrescenti e minimi crescenti. Sì, esattamente opposte le tendenze. A incrociare. Esattamente, le tendenze dei prezzi con stesso discorso nell'esempio che abbiamo fatto più avanti. Stesso discorso qui. Il punto qual è? Che voi potete andare a guardare le divergenze abbinandole all'oscillatore che più vi piace, quello con cui vi trovate meglio. Io ho messo due esempi, il CCI che è il Commodity Channel Index, che è più propriamente un indicatore in realtà, ma il senso con cui lo si utilizza è quello esattamente di un oscillatore per guardare la forza di quel mercato, e anche l'RSI che è appunto l'indice di forza relativa, che questo è esattamente un oscillatore per cui è perfetto come esempio. In ogni caso, a prescindere dall'oscillatore che si preferisce utilizzare, il concetto è il medesimo, quindi nel momento in cui vedete che c'è una divergenza tra i prezzi e l'oscillatore, attenzione, perché se stavate pensando di posizionarvi in favore di quel trend di mercato, probabilmente è meglio attendere perché potrebbe sgonfiarsi o invertire e rimbalzare. L'ultima cosa interessante è che ce le segnala la piattaforma, quindi anche chi non ha dimestichezza sappia che sulla piattaforma ci sono dei sistemi che ve le evidenziano, quindi è molto facile. Quale delle due? I grafici quelli evoluti? Sì, sui grafici avanzati vengono segnalati con quegli istogrammi che sono visti prima. Perfetto, grazie a Fabio De Cillis per essere stato con noi. Vincenzo Longo l'ho salutato prima, anche Fausto che è andato via, e io vi lascio in compagnia adesso della programmazione di Class CNBC.